Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati su Pokémon Scudo per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio abbiamo completato il torneo delle finali battendo Laburno proprio in finale. Oggi dobbiamo proseguire la nostra avventura perché finalmente il momento è giunto. Avremo la possibilità di sfidare Dendl in persona per il titolo di campione. Andiamo a vedere un attimo com'è composta la mia squadra. Magari evitiamo di salire in bicicletta, grazie. E sfiderò Dendl con questi Pokémon: Furia, Charizard, Maui, Lia, Mr. Fetch e Electra. L'unico tipo che mi manca praticamente è il tipo acqua. Diciamo che lui ha sicuramente Charizard, però considerate che io posso utilizzare Electra, perché la mossa terremoto di Furia non ha effetto su Charizard. Comunque abbiamo anche il Gigamax, eh. Allora, direi di scendere in campo immediatamente. Andiamo a fargli vedere chi è il più forte. Ed eccoci qua. Tutta la gente nello stadio ci sta aspettando, compreso il campione, che già si trova al centro dell'arena. Guardalo. Guardalo. La tensione pervade l'arena. Sugli spalti la folla esulta. È questo contrasto di emozioni che rende la lotta un'esperienza così inebriante. È vero che alcuni tifosi sperano solo di vedere uno dei due sfidanti mangiare la polvere. Tuttavia non bisogna lasciarsi intimorire. Un allenatore deve tirare fuori il meglio di sé e della sua squadra e guadagnarsi la vittoria. Nonostante tutto e tutti. È questo che fa ardere la mia passione per le lotte Pokémon. I miei fedeli compagni di lotte fremono nelle Pokéball. Sarebbe crudele farli aspettare oltre. It's champion time! Ed è giusto che entrino in scena. Sono Dendl, il campione di Galar. Io, Charizard e la mia leggendaria squadra ti spazzeremo via dall'arena. Non potrai nulla contro la nostra esperienza. Lo vedremo, Dendl, lo vedremo. Avanti, fatti sotto. Ehi, ma un momento! Guardate lo schermo! Ma che... Che succede? Miei cari Dendl e Joe, ho un annuncio per voi. Che succede? Per il futuro di Galar ho finalmente innescato il processo che scatenerà la notte oscura. Purtroppo però l'energia sprigionata e ingestibile mi sta creando qualche problema. Aia. E te pareva che doveva metterci i bastoni tra le ruote, ma tutto questo non sarebbe successo se mi avessi dato ascolto, Dendl. Ok, dobbiamo intervenire. Dendl, Joe! È arrivato anche Hop. Cos'è stato? Veniva dallo stadio di Knuckleburg, vero? Ma cosa ha combinato Rose? Non ne ho la più pallida idea. Però se ripenso a quello che diceva ieri, credo proprio che sia entrato in azione per cercare di risolvere un problema che si presenterà tra 1000 anni. Comunque vado a controllare. Questo è il compito per il campione. Non avevo affatto capito quali erano le intenzioni del presidente della Lega Pokémon. La responsabilità è mia, quindi sarò io a sistemare questa storia. Lasciate fare a me. It's champion time! E parte. Chissà se riuscirà ad arrivare a Knuckleburg con il suo pessimo senso dell'orientamento. Direi di andare a dargli una mano. Vorrei poterlo aiutare. Ma cosa posso fare? Non sono abbastanza forte. Non sono nemmeno riuscito a sconfiggere te, Joe. Ce la puoi fare. Dici davvero? Frena un attimo. Ora che ci penso, il presidente Rose ha parlato di notte oscura. Si riferiva a quell'evento antichissimo in cui il cielo di Galar si oscurò, giusto? Ma che intendeva quando diceva di aver dato inizio alla notte oscura? Tra l'altro, dove l'avevamo sentita questa storia?
a Steamington. Ah già, la statua dell'eroe nell'hotel di Steamington. Ce ne aveva parlato Sonia, mi pare. Poi però abbiamo scoperto che c'erano due eroi che salvarono Galar dalla notte oscura, lottando al fianco di un Pokémon spada e un Pokémon scudo. Dobbiamo trovare quei due Pokémon e risvegliarli. Joe, dove potrebbero essere? Secondo me nel bosco assopito. Il bosco assopito! Joe, sei un genio! Quella specie di miraggio contro cui hai lottato quella volta, forse era uno dei Pokémon della leggenda. Sono sicuro che lì troveremo qualche indizio. Quindi dobbiamo tornare là. Entra in campo nello stadio di Galwick. Ah, ok, siamo tornati a casa, perfetto. C'è anche Sonia. Oh, Joe, Hop, ciao. Un momento, che ci fate qui? Non dovreste essere al match con il campione? Ma come, Sonia? Non lo sai? Il presidente Rose ha mandato all'aria la competizione. Eh? Cosa? Ma perché? È successo qualcosa mentre ero nel bosco assopito per le mie ricerche? Sì, è apparso un vortice nero sopra lo stadio di Knuckleburg. Com'è che l'hanno chiamato? Notte oscura, mi pare. E così è scoppiato il caos. Però possiamo stare tranquilli, vero? Il nostro invincibile campione sistemerà tutto, giusto? Aspetta un secondo, hai detto notte oscura? Come il vortice nero che minacciò e quasi distrusse Galar in tempi antichi. E tu, Joe, perché sei qui? Per cercare il Pokémon scudo. Certo, se le leggende sono vere, il Pokémon spada e il Pokémon scudo potrebbero contrastare la notte oscura. Potrebbero aiutarci a respingere il vortice. Va bene, allora prendi questi e vai al bosco assopito. Io devo controllare una cosa, ma appena ho finito ti raggiungo. Ok, grazie mille, Sonia. Perfetto, si parte a tutta velocità. Bravo, è giusto che tu faccia tutto quello che puoi per dare una mano. Ormai sei un allenatore di tutto rispetto. Allora, andiamo a visitare questo bosco assopito. Joe! Sta a vedere che appare di nuovo quella nebbia misteriosa? Ma non mi preoccupo, ora siamo molto più forti di prima. Con i Pokémon al nostro fianco, niente ci spaventa. Se ci pensi, la nostra leggendaria avventura è cominciata proprio qui, nel bosco assopito, mentre eravamo in cerca di Voodoo. Bene, diamoci da fare allora, aggiungiamo un nuovo capitolo alla leggenda. Perfetto, andiamo a tutta velocità. Facciamo una bella roba però. Faccio che salvare un secondo, perché non vorrei beccarlo all'improvviso e dover rifare tutto il pezzo. Però volevo andare a piedi. Perfetto. E adesso verrà fuori di nuovo quella nebbia strana. Eccola. No, però stavolta non appare. Strano. Qui si allarga il percorso. Questo che Pokémon è? Munna selvatico? Che caspita di Pokémon è? Beh, è di livello 45 comunque. Non so se è effetto terremoto. Sì, funziona. No, volevo catturarlo. Vabbè. Ne prendo poi un altro, nessun problema. Guardate, ce n'è un altro qui, lo catturo subito. Non devo utilizzare terremoto, devo usare mega calcio. Bello che ha effetto normale. No, mi sa che non devo usare questo Pokémon allora. Perché l'ho buttato giù di nuovo. Allora, ho visto un oggetto qua.
Ricarica totale. E questo? Ah! Il Weezing selvatico. Ma dimmi te. Che Pokémon strano. È bellissimo. No! Te pareva che usava autodistruzione. Sei cattivo però, eh. Vabbè, non mi hai fatto praticamente niente. Volevo catturarlo per poi scambiarlo, perché ne possiedo già uno. Non so se ve l'ho già fatto vedere, ma ne possiedo già uno. Allora, proviamo ad andare di qua. Lo voglio, lo voglio. E si è intromesso. No, perfetto. Corviknight selvatico. E qui la faccenda si fa interessante. Vai con Mega Calcio, perché non voglio togliergli troppi punti salute. Lui praticamente non mi fa nulla con questi attacchi. Ok. Usiamo troppo forte anche. Bravissimo che mi fai aumentare la difesa di Furia. Ok, dovrei riuscire a prenderlo adesso. Vai con la Mega Ball. No, perché non volevo sprecare le Ultra Ball, sinceramente. Perfetto. Gran bel lancio. Al primo colpo con una Mega Ball. Allora, vediamo cosa dice il Pokédex. È dotato di eccellenti capacità di volo e di grande intelligenza. Nella regione di Galar si rende utile come taxi nel cielo. C'è da dire che sto bosco è bello grosso, va. Attenzione, Hop. Guarda qui che nebbia, persino più fitta dell'altra volta. Eccola. Eccolo! Zamazenta! C'è anche Zashan. Guardali. Eccoli, sono loro. Il Pokémon spada e il Pokémon scudo. Che belli. Però preferisco sempre Zamazenta, eh. Sono spariti di nuovo. Ehi, dove siete? Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ehi, voi due, che succede? Ah, Sonia, le hai viste anche tu, vero? C'erano quei due Pokémon spada e scudo, però sono spariti di nuovo. Di che parli? Io qui ho visto solo voi due. Che strano. Possibile che fossero solo delle allucinazioni? Piuttosto, ascoltate, ho consultato libri di altre regioni e finalmente ho scoperto qualcosa. Stando ai testi, il Pokémon spada Zashan e il Pokémon scudo Zamazenta nacquero in tempi remoti in un luogo lontano al di là del bosco assopito. Oh, questa sì che è una scoperta. Thank you, Sonia. Ottimo, allucinazione o no, alla fine li abbiamo incontrati quei due Pokémon. E sono sicuro che troveremo anche la spada e lo scudo che usarono. Dobbiamo procedere. Di qui non si va da nessuna parte, quindi attraversiamo questo ponticello. E andiamo dritti da questa parte. Attenzione, dove siamo arrivati? Guardate che spettacolo. Sembra un monumento. Joe, guarda che posto incredibile. Sembra uscito da una leggenda. Avviciniamoci. Cosa caspita è? La spada e lo scudo, eccoli lì. Però la spada è rotta e lo scudo è danneggiato. Joe, guarda! La spada e lo scudo non erano solo una leggenda allora.
hai ottenuto uno scudo rovinato. Si racconta che in passato un eroe riuscì a respingere la calamità servendosi di questo scudo. Ora è tutto arrugginito e rovinato. Io allora prendo la spada. Certo, però, che sono proprio ridotti male. Dubito che potremo usarli per sconfiggere la notte oscura. Bah, vorrà dire che ci faranno da portafortuna. Lui ha preso la spada. Il Pokémon Spada e il Pokémon Scudo sono ancora immersi nel sonno. Questo vuol dire che io e te siamo gli unici che possono salvare Dendol. E quindi devo tornare indietro? Mi sa di sì. Mi sa che devo tornare indietro, vediamo un attimo. Diamo un'occhiata alla mappa. Sì, dobbiamo tornare allo stadio di Knuckleburg. Ok ragazzi, sono arrivato allo stadio di Knuckleburg. C'è la Burno qua. Guarda chi c'è, Joe e Hope. Chi si aspettava di vedere il match con il campione annullato per un disastro simile? Mi chiedo cosa abbia nella testa Rose. Usare l'energia scaturita dalla notte oscura per salvare il futuro di Galar. Non capisco proprio. Notte oscura o no, mio fratello è in pericolo. Devo andare ad aiutarlo. Facciamo che andare. Eccolo lì, il nostro Hop che parte sempre in quarta. Gli abitanti della città sono al sicuro. Io e gli altri capi palestra li abbiamo fatti evacuare con l'aiuto dei Pokémon. Tu cosa farai? Dare una mano al campione per cercare di salvare Galar? Certamente, un campione invincibile è il più promettente degli sfidanti e il suo temibile rivale insieme per fronteggiare la notte oscura. Quasi quasi mi fa pena. Vai, entra nello stadio, intrepido atleta. Perché? Non capisco perché gli dovrebbe far pena, ma va bene. C'è anche Olive. È nervosa, eh? Sfida palestre, devi aiutarmi, voglio dire, ti prego, aiutami! Il mio Pokémon si è dynamaxizzato improvvisamente, seminando il panico nello stadio. Laburno, voglio dire, il capo palestra Laburno, è riuscito a calmarlo, ma... se dovesse succedere lo stesso ad altri Pokémon... la centrale sotterranea potrebbe crollare, il presidente Rose è lì. Mi rincresce esporti a tale pericolo, ma ti prego, aiutami, dobbiamo fare qualcosa. Qualcuno deve andare alla centrale sotterranea e dissuaderlo. Il presidente ha risvegliato un Pokémon, Eternatus. L'energia che il suo corpo emana ha il potere di innescare il fenomeno Dynamax degli altri Pokémon. Se tutti i Pokémon di Galar dovessero dynamaxizzarsi, getteranno la regione nel caos. Che ne sarà di noi? Ti supplico, prendi l'ascensore e scendi al piano sotterraneo. Bisogna salvare il presidente Rose. Ho chiesto anche al fratello del campione di aiutarmi. Chissà se riuscirà a fare qualcosa. Allora, ci pensiamo noi. Andiamo, va. Centrale energetica. Eccoci qua. Oh mamma. Cosa caspita è successo? Che disastro! Come faccio adesso ad aiutare mio fratello? Cosa caspita è successo? C'è il presidente Rose. Cosa credi di fare, sfida palestre? Voglio fermare la notte oscura. Scusa, ma non sono sicuro di aver capito bene. Cosa stai blaterando? Non puoi fare più niente. La notte oscura? Anzi, Eternatus, il Pokémon più potente di tutti i tempi, si è già risvegliato. Apri bene le orecchie. Capisco che ai tuoi occhi ciò che faccio sembra terribile. Non mi aspetto che tu comprenda. Ma io voglio donare a Galar eterna prosperità, fornendole una fonte di energia illimitata. Questa è la mia missione, la mia unica ragione di vita. Ho raccolto quante più desiostelle possibili solo per darle a Eternatus. La luce rossa che ha gettato Knuckleburg nel panico era parte di un esperimento volto a risvegliarlo. Non ti permetterò di interferire con i miei piani. Non pregiudicherai il futuro di Galar. Va bene, parte la sfida Pokémon allora.
Preparati, Rose. Non so che Pokémon abbia, però. Escavalier. Bello. Praticamente è un cavaliere. Però non so di che tipo è. Magari acciaio potrebbe essere. Proviamo a usare terremoto immediatamente. Bravo che attacchi per primo. E direi che gli abbiamo fatto male. Accidenti che stangata. Non ti sembra di esagerare? Sinceramente no. Aia. Me l'ha one shottato. Mandiamo in campo Lia, che ha un'ottima difesa. Eccola qua. Vai con corpo scontro. No, è ancora in piedi. Attenzione a Megacorno. Mi ha fatto male, ma per fortuna non me l'ha buttato giù. Bravissima Lia. Sentite la musica. Sicuramente non è allegra come quando sfidiamo un capo palestra, eh. Ferrothorn. Assolutamente sì, perché già dal nome questo dovrebbe essere un Pokémon di tipo acciaio. Quindi preferisco mandare in campo Charizard, che è di tipo fuoco volante. Eccolo qua. Usiamo lanciafiamme. Dovrebbe essere acciaio erba, in teoria. Quindi è doppiamente debole contro di me. Non usando un attacco fisico, Charizard praticamente non ha perso punti salute. Kling Klang. No, lasciamo Charizard. Non so quanti Pokémon abbia perché non vedo le sfere in alto a destra. O almeno vedo la schermata tagliata. Anche se voi probabilmente la vedete intera. Sì, ma tutti i Pokémon acciaio. Troppo easy così. Fendifoglia? Vediamo un attimo che mossa è. Colpisce il bersaglio usando una foglia affilata come una spada. Probabile brutto colpo. Assolutamente sì, allora. Tiriamo via Vorticolpo. Perché voglio far evolvere Mr. Fetch. Berserker? Teniamo Charizard. Sembra un piccolo vichingo. Lo so che fa ridere, però veramente sembra un piccolo vichingo. Un po' scarsini sti Pokémon, Presidente Rose. Io vabbè, sto utilizzando Charizard. A voi basta arrivare qua con un Pokémon di tipo fuoco e siete a cavallo. Mi resta un solo Pokémon. Le cose si mettono male. Intanto userà il Wayla, l'elefante. Userà sicuramente il Dynamax. Quindi andiamo con Dyna fiammata. Dyena fiammata. Eccolo qua. Non è un Gigamax, ma comunque è bellissimo Dynamaxizzato Charizard. E ora sferrerò il colpo che ti annienterà. Ma non penso proprio. Caro presidente, non penso proprio. L'aveva dato anche a Beat questo Pokémon. Ah, dovrebbe essere un Gigamax questo. È un po' squadrato come Pokémon, eh. Copperraja. No, l'ho quasi one shottato. È riuscito a resistere. Vabbè, con la luce solare aumento le mosse di tipo fuoco. La potenza delle mosse di tipo fuoco. Lui praticamente non mi ha fatto niente.
strana sensazione. Boh, io vado di danna fiammata e siamo a posto. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Se devo essere sincero, l'ho trovata troppo facile. Che dici, Presidente Rose? Era da tanto che non lottavo così. Mi ero dimenticato di quanto fosse divertente. Sì, l'abbiamo massacrato praticamente. Non mi sorprende vederti qui, Joe. Non è un caso che l'invincibile campione della nostra amata Galar ti abbia scelto per diventare uno sfida palestre. Mi sarebbe davvero piaciuto vederti nel match con il campione. Un vero peccato. Mi rincresce aver reso vana la tua vittoria nella sfida delle palestre. Ma non avevo altra scelta. Ho risvegliato Eternatus per risolvere il prima possibile il nostro problema energetico. Ma non sono riuscito a controllarlo. Il campione ha dovuto abbandonare la finale per venire in mio aiuto. Proprio come un cavaliere accorso a salvare la principessa dal drago cattivo. Comunque, scusa se mi sto dilungando. Mi piacciono i discorsi, ma ora è il momento di concludere. A quest'ora il campione dovrebbe aver catturato Eternatus. Se vuoi puoi prendere l'ascensore e andare a vedere con i tuoi occhi. Hop, lo so che sei a terra perché ti ho sconfitto, ma perché non vai anche tu? Forza, andate a vedere come se la sta cavando il nostro campione. A terra? Non ha proprio capito che tipo sono. Se c'è una cosa che la sua sfida delle palestre ha insegnato a me e ai miei Pokémon, è che non bisogna arrendersi mai. Eccolo che riparte. Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo episodio di Pokémon Scudo qua. Abbiamo battuto il Presidente Rose. Nel prossimo episodio dobbiamo andare a vedere cosa sta combinando anche Dendel e magari dargli una mano. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Pokémon Scudo. Alla prossima ragazzi! Yeah.